Ciao amici di Italiato Games, torniamo su EA Sport FC, sempre con queste 10 ore di prova tramite Play. Io sto giocando sulla versione PC tramite Xbox Game Pass Ultimate, ma è molto importante dirvi che ieri vi avevo parlato di un abbonamento a 5,99 € per un mese per avere queste 10 ore di prove. Fino al 26 di settembre, quindi fino a giovedì prossimo, c'è la possibilità di abbonarvi a EA Play su PlayStation 4 e PlayStation 5 a soli 99 centesimi. Ringraziate Francesco Leggendo 88 ed altri ragazzi che lo hanno segnalato nei commenti nel video di ieri. Quindi 99 centesimi per giocare con EA Sport FC 25 per 10 ore. Se ancora non siete convinti di acquistarlo o meno, non è una demo, sono 99 centesimi, non è zero, non è gratis, ma 99 centesimi penso che se li possano permettere tutti e potete giocare 10 ore. Poi, se volete continuare a giocare, se acquisterete il gioco, potrete trasferire tutti i salvataggi, tutte le cose che avete fatto in queste 10 ore nel gioco completo. Se invece non volete acquistarlo, avete speso 99 centesimi, secondo me è un modo ottimo per provare un gioco e poi decidere se acquistarlo o meno, se ancora non vi siete convinti. Oggi non voglio far passare troppo tempo perché per il momento solo queste 10 ore per giocare. Andiamo a provare questa nuova modalità Rush 5 contro 5, che si può considerare un po' come i Volta Football di una volta. Vado a giocare oggi, questa volta vado a giocare con il Real Madrid. Super, super corazzata. Dov'è? Real Madrid, eccolo qui. Facciamo contro il Manchester City. Eccolo qui. Squadrone contro squadrone. Speriamo di non far figuracce, ma ci può stare. Allora. E a leggenda? No, un attimo. Un attimo. Impostazioni. Facciamo partita, facciamo esperto, ecco, diciamo, no, dilettante no, esperto, eccoci. Ok, Real Madrid, vai impostazione di gioco, no, va bene, gestione squadra, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé, vediamo un po' se ho da cambiare qualcuno. Hendrick solo 75, vabbè. Sì, dai, fanno bene loro, vanno benissimo loro. Rodrigo 86. 86, no, vabbè, dai, teniamo Valverde. Ok, ricordo sempre, non c'è la musica perché non posso far sentire le musiche perché ci sono i diritti di copyright, ma voi potrete giocare con tutta una bella soundtrack di tantissimo. Eccoci qua. Via. Ah, urca Haaland. Bello. Vai, Mbappé, vai. Eh sì, grande Kylian. Bravissimo. Andiamo. Conducono per una rete a zero. Grande take all, sarà rimessa con le mani. Bella la telecronaca, meglio di quella di parto. Evita guai peggiori. Si No, mette sulla traiettoria del passaggio. grande Courtois, no, peri 1-1. Fuori gioco. È andata bene. La indirizza centralmente. Muovono palla a caccia di spazi. Dai. No, Palla persa in attacco.
c'è spazio per la grande Valverde, grande. No! Stavolta è buono, stavolta è buono. Che bomba! Dai ragazzi. Cercano spazi per portarsi in vantaggio. No, fuori gioco. Porca vacca. Beh, però loro dopo hanno segnato. No! Deve sfruttarla. Grande Courtois. Dai. Buono. Possesso gestito male, palla aperta. Vai. Può rendersi per... Sì! Grande Bellingham. Si riprende a giocare. No. Ottima scelta di tempo. Possono sfruttare gli spazi. Cerca il corridoio giusto. Si va facilmente in fuorigioco. Sceglie la battuta corta. Porta via. Bravi. No. Non riesce a mantenere il possesso. Bravi. Respinge la conclusione. Questo però non è fuori gioco. Gran gol. Si ricomincia. Ahia. Non si passa. Pallone regalato in zona neutrale. Possibilità di... Dai, questo era fallo. Ah, beh. La scodella in area. Sceglie il tocco corto. Grande Mbappé. Vai. Tutta la porta. Fissa il punteggio su 4-1. Li stiamo dominando. Match che riparte. Buono. Ordinaria amministrazione per il portiere. No. Riconsegnano palla nella zona neutrale. Avanza indisturbato sulla destra. Tutto facile per il portiere. La indirizza centralmente. Sale la bandierina. Ah. La cosa difficile in questo gioco è non andare in fuorigioco. Attacca sul lato destro. Ale. La tocca corta. Muove palla dalla difesa. No. Bene. Passaggio corto. Attento qui. Interrompe l'azione. Si riparte da dietro. No. Possibilità di colpire in contropiede. Tentativo. Urca.
Andata bene. Dai, dai. Che parata, Ederson. Allontana la minaccia. Si torna in difesa. No. Intervento provvidenziale. Si mette sulla traiettoria del passaggio. Bello. Porca vacca. Voglio far entrare Rodrigo. Allora, prestazione, no, e come faccio a fare i cambi? No, questa impostazione del gioco. Niente, non si possono cambiare i giocatori? Possibile? Mi sa di no. No, se prendi quelli e poi dopo non puoi fare sostituzioni. O almeno non... Gran palla. Ah. Blindato la porta. Scarica nella zona centrale. Alimenta l'azione d'attacco. Line out, sarà corner. Corner battuto centralmente. Palla persa in zona pericolosa. Corner corto. Conclusione completamente sballata. Provano ad aprire la difesa. Non trova la porta. Rimessa. Buona lettura. Può rendersi pericoloso. Grande Courtois, grande, grande, grande. Calcio d'angolo. Va per il tocco corto. Torna indietro. Tentativo comunque apprezzato. Sceglie il tocco corto. Muove palla. Vai, 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 vai. Prendono il largo. Abbiamo dominato il Manchester City. Match che riprende. Attacca defilato dalla sinistra. Occasione. Ah, no, sbagliato. Non ha centrato. Niente, non ci acchiappano per fortuna. La tocca corta. No. Abbiamo esagerato nei nei tricks. Perdono palla in difesa. Scarica nella zona centrale. Riceve. Ma siamo terribili. Punteggio tennistico. Si gioca. Sicuro qui il portiere. La mette in zona centrale. Va giù pesante. Va giù pesante. La scodella in area. Pallone messo fuori. Vabbè, forse era troppo facile, esperto, dai. Niente. Ma è una gioia per il Manchester City. Possibilità di colpire in contropiede. Sarà rimessa con le mani. Prova a farsi vedere. Grande Courtois. Grande senso della posizione qui. Parata comoda.
da profondo. La legge in anticipo il portiere. Si chiude così. Tremendo 7-1. Tremendo 7-1. Allora, Mbappé 10 di valutazione, Vinicius 9-7, Bellingham 8-5, 8-9 Valverde e Courtois 8-3. Tutti i migliori in campo sono i miei. Vincitore, giocatore 1. Va bene ragazzi, spero, molto divertente devo dire, molto più gustoso di volta, onestamente, molto più divertente. Poi ovviamente partita singola, bisogna valutare meglio tutto quanto, però decisamente l'ho trovato molto fresco, molto pimpante, chiaramente molto, molto immediato come gameplay, però non mi è dispiaciuto. Ragazzi, buone giornate, fatemi sapere sia se farete la prova da 99 centesimi, sia se cosa ne pensate della modalità Rush di EA Sport FC 25. Ciao!